Benvenuti carissimi amici nel nostro canale delle Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo. Con grande gioia oggi siamo qui, 14 dicembre, festività di San Giovanni della Croce, e oggi condivideremo con voi una riflessione sul silenzio. Per iniziare ti invito a mettersi nella presenza del Signore, invocando la Santissima Trinità nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiedendo allo Spirito Santo che possa illuminarci, guidarci, che possiamo stare aperti a tutto ciò che Lui vuole parlare al nostro cuore, e che questo momento di riflessione sia un momento di crescita, sia un momento di intimità con il Signore. Il silenzio non è un tema centrale nella pedagogia di San Giovanni della Croce, però è un elemento fondamentale che favorisce il progresso e il processo spirituale. Nella pedagogia di San Giovanni della Croce possiamo distinguere due dimensioni riguardo al silenzio: una dimensione teologale e un'altra ascetica. Giovanni della Croce tiene in conto che il silenzio è una pratica ascetica nella tradizione religiosa e spirituale. Sa che è difficile praticarlo, sa che costa esercitarlo, che non abbiamo una inclinazione naturale a farlo. Il silenzio è un valore che hai che coltivare e curare con vigilanza permanente su noi stessi. Il parlare troppo è un difetto, così avverte San Giovanni della Croce in una delle sue lettere alle sue figlie spirituali. Sentiamolo. Nell'elenco fra gli abiti dell'imperfezione volontarie, parlare troppo è anche un segno di immaturità spirituale e impedisce l'anima a crescere nella virtù. Il santo allude a due tipi di silenzio: il silenzio delle parole, il silenzio esteriore, e anche il silenzio dei pensieri, il silenzio più interiore. Per San Giovanni della Croce sapere tacere è una grande saggezza. E quando la persona che sta facendo un percorso spirituale, quando comincia ad avere, a sentire il gusto di stare in silenzio e anche in solitudine, è un segno di progresso verso l'unione con il Signore. Come riferimento e modello a seguire, lui raccomanda a guardare a Gesù ed imitarlo. Insegnamenti di San Giovanni della Croce e anche la sua pedagogia ascetica va direzionata
ad un obiettivo in concreto, che è l'unione dell'anima con Dio. E parlando precisamente di questa dimensione ascetica del silenzio, anche questo sforzo, questo esercizio nel silenzio, sia esterno sia che interno, è una apertura nostra crescente verso Dio. Importantissimo questo aspetto del silenzio che ci insegna San Giovanni della Croce, che non è un chiudersi in se stesso, ma una apertura ad un altro, e questo altro con la A maiuscola. Perché quando io riesco a fare questo silenzio sia esternamente sia che internamente, faccio spazio, creo le condizioni perché io possa sentire la voce di Dio. E se prima nella mia preghiera io facevo il monologo, attraverso questo esercizio del silenzio Dio trova spazio, si crea delle condizioni perché Dio possa rivelarsi, comunicarsi. Per San Giovanni della Croce la relazione dell'uomo con Dio si fondamenta nell'iniziativa divina. È il proprio Dio che inizia questa relazione. Il fatto di Dio comunicarsi nel silenzio non vuol dire che Dio sia muto. In questo silenzio divino Dio si pronuncia e espressa a se stesso. In tutti i suoi scritti San Giovanni della Croce racconta i modi in cui Dio utilizza per comunicarsi all'anima, anche in quei momenti più difficili della nostra vita spirituale, chiamata da Lui notte oscura, dove l'anima passiva e nel silenzio è istruita da Dio segretamente. Nel commento del verso Nella notte serena della canzone 39 del Cantico Spirituale, lui scrive così: questa notte, nel quale l'anima desidera vedere tali cose, è la contemplazione. Essa è oscura, perciò viene chiamata notte, e con un altro nome, mistica teologia, che vuol dire sapienza nascosta o segreta di Dio, nella quale, senza rumore di parole, senza aiuto di nessun senso corporeo o spirituale, come nel silenzio e nella quiete, all'oscuro di tutto ciò che è sensitivo e naturale, Dio ammaestra l'anima in maniera del tutto occulta e segreta, senza che ella sappia come ciò avvenga. Alcuni spirituali chiamano ciò intendere senza intendere. Infatti, uno dei suoi criteri per verificare la veracità della crescita spirituale, San Giovanni della Croce dice che se la persona va integrando il silenzio nella propria vita, insieme all'umiltà. E questo silenzio integrato nella vita della persona conferma anche la maturità spirituale, in modo che quello che prima era difficile da esercitare, piano piano si torna più naturale. Si torna un abito, quasi un stato permanente, per così dire, godendo di grande pace e soddisfazione. Nel commento della canzone 15 del Cantico Spirituale, nel verso Musica Silenziosa, ci spiega
l'importanza dell'anima rimanere in questo stato di silenzio. Poi Dio continua a rivelarsi e ad istruirla. Nel riposo e nel silenzio di questa notte e nella notizia dalla luce divina, l'anima avverte una ammirabile e armoniosa disposizione nella sapienza, nella varietà di tutte le creature e di tutte le opere. Si accorge che tutte e ciascuna di esse sono dotate di una certa corrispondenza con Dio, in forza della quale ciascuna a modo suo espone quello che Dio è in lei. Ne deriva quasi un'armonia di musica sublime che trascende tutte le danze e le melodie del mondo. L'anima dice che questa musica è silenziosa, poiché, come è stato detto, essa è intelligenza riposata e quieta, senza rumore di voce. Infatti, in essa si gode la soavità della musica e la quiete del silenzio. Perciò afferma che il suo amato è questa musica silenziosa, giacché in lui si conosce e si gusta questa armonia di musica spirituale. San Giovanni della Croce ci presenta un Dio desideroso di parlare all'uomo ed essere ascoltato da lui. Dio, nel suo eterno silenzio, parla all'uomo, parla in tantissimi modi, ma soprattutto attraverso il suo Figlio. Nel secondo libro della salita al Monte Carmelo, lui ha scritto un commento bellissimo raccontando il mistero dell'incarnazione, in cui Dio tutto ciò che aveva da parlare già ci ha detto attraverso il suo Figlio e ci invita ad ascoltare sempre, sempre Gesù, perché in lui troviamo tutta la pienezza e tutti i nostri tesori. E non avere paura di fare questo spazio nel nostro cuore, di fare silenzio. E io ti invito, come ci ha insegnato San Giovanni della Croce, a fare questo spazio nel nostro cuore, a esercitarsi in questa virtù del silenzio, che fa tanto bene al nostro cuore, alla nostra mente e soprattutto che ci apre questo orizzonte, non di stare più vicino al Signore e anche di sentire la Sua voce. E non avere paura di stare da solo con il Signore, in qualche momento anche quando vai in chiesa, stare in silenzio davanti al tabernacolo e come ci insegna San Giovanni della Croce. Tutto questo è per prepararsi, è un modo in cui l'anima si dispone per essere unita al Signore. E tutto questo sempre con un obiettivo più grande, più trascendente, che è l'unione con Dio. Che San Giovanni della Croce interceda per tutti noi e ci aiuti ad esercitare questo silenzio per sentire la voce del Signore e essere uniti a Lui. Vi auguro una buona festività e anche una buona festività di Natale. Arrivederci, un piacere stare qui con voi. Vi invito anche a chi non è ancora iscritto nel nostro canale di iscriversi nel nostro canale, lasciare il tuo like, anche qualche commento o richiesta di preghiera che noi pregheremo per te. Condividi questo video con i tuoi amici, nei tuoi gruppi, evangelizzi anche con noi, così è un modo che altre persone possano fare l'esperienza personale con Dio. Ci vediamo prossimamente. Ciao ciao, alla prossima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.